quindi. Beh, stasera dove sei stato? Non ho capito, scusa. Aspetta che c'è il mal di mare pure io, aspetta, che succede? La barca a vela. Spiegatemi. Sulla barca a vela. E ti è piaciuto? Sì, però. Pure un'altra volta. Dai. Poi ho commesso un errore. Ovvero? Ovvero. Sulla barca a vela. Ovvero? Non bisogna mai bere a digiuno. E tu l'hai fatto? Nemmeno l'acqua. E tu l'hai fatto? No, io ho fatto di più. Ho bevuto due bicchieri di vino. E poi ti sei mangiato quelle cose dentro al pane duro. Poi un amico mio, Daniele Caramagna. Non fare no. Carogna. Ha fatto la caponata. E non ti è piaciuta? Quello l'ha fatto con tanta amore. Ma io non sapevo che non si beve a stomaco di giù. Io prima ho bevuto a stomaco di giù. Ecco. E poi Daniele Caramagna. Carogna. Ha fatto la caponata e io dico vabbè, mo, siccome sto a digiuno, ecco, dico babbo, fammi mangiare una cosa da su, due piatti, non l'avesse mai fatto, due piatti sempre con le cose verdi dentro, che ci hai messo? Ma che c'è, i cosi, ciaciania, che c'è, ma no, chi apparire così buoni, chi apparire la casa sa gestire tutta la. Quindi ricapitolando, nella barca a vela così. Mai. Il chiappariello. Bene. Il chiappariello così. Poi che cosa è successo? Poi. Tagli ancora. E poi cosa accadde? Narraci. E che cosa accadde? Accadde che poi tutto il viaggio dice. Sono dovuto stare, tutto il viaggio vicino a un palo. Il palo sarebbe l'albero maestro. L'albero maestro. Io sono neofita. Ci sono delle cure oggi, ci sono gli antibiotici, c'è la penicillina, siamo moderni. Ma lui è stato un poco troppo in giro. Ci ho fatto una cattiva serata. Poi voi. Ridete. Allora, il piegato. O l'albero maestro. Quindi faceva lap dance a bordo. Come? Lap dance a bordo. Tua sorella? No, mia sorella no, e ormai c'ha un'età che può fare lap dance. Sto chiedendo se facevi tu la lap dance vicino al palo. Tua sorella, una volta. Ti spiego, mia sorella ormai si avvia a una veneranda età. Ho capito, allora lasciamo perdere questo fatto. Leviamo mamma e sorella amiche. Ok. Allora, che stavate facendo? Vicino all'albero. Non dici una volta la penso che vicino all'albero, maestro, dice il capitano della Nello, il capitano ha detto no, per farti passare questa cosa devi stare vicino all'albero maestro. E tu ti sei attaccato. E immagini se vicino all'albero maestro, è stato così. Sei stato ecco come l'albero maestro di chi è altro, no? Come l'albero maestro. Ti sei fatto attaccare stavo all'albero. E immagini fatto tutto il tuo viaggio vicino all'albero maestro, non viene con l'affrettolo. Ci fosse mai saggiuto con papà, capito? Mai! Ci tornerai? Ma ci torni innanzitutto già mangiato, quindi non vago di giù. Secondo, insomma, tachipirin, aulin, aspirina, eccetera, eccetera. E terzo, no, forse non ci torna, ma il capello, no. Vabbè, noi ti ringraziamo. A proposito, no, se torni, porta due capperi, che a noi ci servono. No, chi le sa che scende. La barca mamma mia, barca mia.